si tramanda da molte generazioni nel folklore locale. Allontanatevi da lì! Ho gridato, oh santo cielo, e a quel punto ha sollevato la testa ed è emerso. Secondo la leggenda, una creatura sconosciuta si aggirerebbe per il lago Champlain. Qualcuno pensa che si tratti di un migrante oceanico che si è perso. Ci sono elementi che accomunano questo mostro e altri animali. C'è qualche specie nel lago Champlain in grado di ecolocalizzare. Gli esperti valutano questa possibilità, riesaminano vecchie testimonianze e cercano prove concrete. L'unica cosa che ci manca è una prova. Mangeremo e dormiremo qui, perché solo stando sul posto possiamo avvistare Champ. Testimoni di tutto il mondo affermano di aver visto delle creature mostruose. Sono reali o immaginarie? La scienza cerca una risposta e va a caccia di mostri. Il lago Champlain è una tranquilla distesa di acqua dolce nel nord del New England, che si estende per più di 1000 chilometri quadrati. È delimitato ad est dallo stato di New York e ad ovest dal Vermont. Il lago è tranquillo, vi navigano piccole imbarcazioni, traghetti e battelli da crociera. E forse qualcos'altro. Qualcosa che non dovrebbe trovarsi qui. La gente lo chiama Champ, il Loch Ness americano. E come Nessie in Scozia, in molti sostengono di averlo visto. Ma che cosa hanno visto? Mentre era diretto in Canada, l'esploratore francese Samuel de Champlain tracciò la mappa del lago che prese poi il suo nome. A quel tempo l'area era lussureggiante, ancora isolata e scarsamente popolata. Secondo una versione della storia, nel giugno del 1609 de Champlain fu il primo ad avvistare un mostro che nuotava nel lago. Pare che l'esploratore l'abbia descritto così. Un serpente lungo 6 metri, largo come un barile e con la testa di un cavallo. Sembrava una specie di sottomarino, era salito in superficie. Ad un tratto si girò e scomparve nell'oscurità più totale. Direi che più o meno aveva una circonferenza toracica pari a quella di un pony. Un mix tra un coccodrillo e una foca con un collo lungo. Vidi una testa e un collo piegato in questo modo che emersero? Direi che era lungo tra il 1,80 m e i 2 metri. Da quello che ho visto aveva la pelle liscia, senza squame né pelliccia. Ha 4 pinne la coda, questo è il suo aspetto. Non mi è sembrato di vedere pinne dorsali. Ma non era un pesce, aveva una testa simile a quella di un dinosauro. Secondo i testimoni, la creatura è lunga, con la pelle liscia, è un aspetto preistorico. Si stima che possa misurare tra il 1,80 m e gli 8 metri. Forse ha una gobba e la testa di serpente. Queste descrizioni indicano che qualsiasi aspetto abbia la creatura è diversa dalle altre che si trovano nelle acque dolci in questa parte del Nord America o in qualsiasi altro posto, a dire il vero. Questo bacino era costituito interamente da acqua salata. Meno di 11.000 anni fa, quello che oggi è il lago Champlain era unito direttamente all'Oceano Atlantico. Nel 1849 due operai irlandesi lavoravano alla prima ferrovia tra Rutland e Burlington, nel Vermont. Stavano scavando in quest'area quando disotterrarono uno scheletro molto grande. All'inizio pensarono che fosse quello di un cavallo. Fu solo più tardi che un esperto riconobbe l'importanza del loro ritrovamento. Zadok Thompson, un illustre naturalista e geologo statale del Vermont, notò che questo fossile, risalente a 12.000 anni fa, somigliava molto alla balena beluga, oggi ancora esistente. Ma come mai era sepolto sotto 2 metri di fango? Il fossile della balena di Charlotte può considerarsi la testimonianza che quest'area ha subito affascinanti evoluzioni geologiche prima che Samuel de Champlain scoprisse il lago. Questa è la balena di Charlotte. È chiamata così perché il fossile è stato rinvenuto a Charlotte, nel Vermont. Il suo ritrovamento, risalente al XIX secolo, ci ha fatto giungere alla conclusione che un tempo Champlain e i bassopiani circostanti fossero soltanto una distesa di acqua salata. Secondo geologi come Stephen Wright, infatti, tutta la regione era coperta d'acqua salata ed era nota come Mare di Champlain.
A oggi riteniamo che il mare di Champlain sia esistito in questa zona approssimativamente tra gli 11.000 e gli 8-9.000 anni fa. Quindi possiamo affermare che è esistito per un lasso di tempo lungo 2.000 o 2.500 anni, più o meno. Ma ci sono prove che dei cetacei marini abbiano abitato queste acque perfino in tempi più remoti. L'isola Lamotte fa parte di quelle che chiamiamo le isole del lago Champlain. È una formazione di pietra calcarea, un relitto risalente a 450 milioni di anni fa. Sulla sua superficie si possono trovare coralli antichissimi, propri di quell'era. La presenza un tempo di acqua salata può fare luce sui misteriosi avvistamenti moderni nel lago Champlain. Le aree di Champlain e Loch Ness erano sommerse dall'oceano, poi divennero dei bracci di mare. Quindi gli animali marini entravano e uscivano. Scott Mardis è un ricercatore che ha seguito le storie di Champ negli ultimi 10 anni e si è perfino trasferito sul lago Champlain per documentarsi sulla sua leggenda. Sostiene che queste origini si possano ricondurre a migliaia di anni fa, quando le acque salmastre del bacino di Champlain defluirono a nord nel fiume San Lorenzo e il largo passaggio che conduceva al mare si chiuse. Quando ciò avvenne, alcune specie, un tempo di acqua salata, rimasero intrappolate nel lago Champlain. Non avevano altra scelta: evolversi o morire. Quando i bracci di mare si sono separati dall'oceano, gli animali rimasti intrappolati all'interno sono stati costretti ad adattarsi alle acque dolci per sopravvivere. Gli esperti sostengono che questa teoria sia plausibile. Quando si parla di Champ, si possono fare solo delle ipotesi. Non è illogico pensare che possa trattarsi di un migrante oceanico che si è perso. Era intento a risalire la corrente ed è giunto fin qui dall'oceano. Ellen Marsden è una biologa della pesca dell'Università del Vermont. Conferma che alcuni pesci che si trovano oggi nel lago Champlain si sono evoluti da antenati di acque salate. La maggior parte dei pesci autoctoni si trova qui da quando Champlain ha assunto la forma attuale e si è trasformato in una distesa di acqua dolce. Alcune specie marine sono rimaste nel lago, come il salmone dell'Atlantico e lo storione. I discendenti di balene intrappolate nel lago potrebbero spiegare gli avvistamenti di Champ. Mardis non la pensa così. La teoria classica sulla quale si è maggiormente discusso è questa: Champ, il mostro di Loch Ness, e altre creature marine sarebbero dei plesiosauri sopravvissuti. Si pensa che i rettili acquatici chiamati plesiosauri siano estinti da 65 milioni di anni. I loro resti fossili sono stati ritrovati in quasi tutti i continenti. Come la beluga e altre balene, il plesiosauro aveva i polmoni, non le branchie, quindi per respirare doveva salire in superficie. I plesiosauri potevano essere di forme e dimensioni diverse, ma generalmente avevano un collo lungo, un corpo robusto, una coda corta e 4 arti a pinna che usavano per nuotare nell'acqua. Per la maggior parte dei testimoni oculari, Champ somiglierebbe a un plesiosauro, non a una balena. E questa donna ha forse la prova più plausibile che delle creature preistoriche si aggirino ancora nel lago. Luglio 1977, St. Albans, Vermont. Scendete. È pomeriggio e Sandra Mansi sta facendo una gita in auto con suo marito e i loro 2 figli. Accostano e fanno una passeggiata lungo la riva del lago. Non vedi anche tu qualcosa? Cosa? Mi sembra di vedere qualcosa laggiù. Bambini, tornate indietro, via dalla riva! Con la sua macchina fotografica, la signora Mansi fotografa quello che sta vedendo. Sostiene che la parte emersa della creatura misurasse 1,70 m e il resto del corpo non meno di 3 metri. Secondo la Mansi, l'avvistamento è durato più o meno 5 o 6 minuti in tutto. Il criptozoologo John Kirk, che ha esaminato molti avvistamenti di Champ, dice che sono rare le prove attendibili come le foto. La foto della Mansi al lago Champlain forse è la prova migliore. Ma gli esperti appoggiano la teoria che un plesiosauro possa esistere oggigiorno in questo lago?
Se credo che esistano creature inconsuete? Certo che sì. Esistono moltissime cose di cui non siamo a conoscenza, ma dubito che si tratti di un plesiosauro. Bene, Ted. Ora gira e parcheggia lungo la riva del lago. Perfetto. Fino a poco tempo fa, la ricerca di Scott Mardis si incentrava sulle testimonianze oculari di altri. Abbassalo. Ora, per la prima volta, cercherà di trovare anche lui delle prove fotografiche di Champ. Chiunque voglia investire in questo tipo di ricerca deve venire sul posto se vuole scoprire qualcosa. Abbiamo 6 postazioni fotografiche, 3 sul terreno. Mardis lavorerà coi videografi di A caccia di mostri Jay Cole e Jared Christie. Entrambi hanno 15 anni di esperienza nel catturare immagini di animali nel loro habitat naturale. Abbiamo preso un veicolo per effettuare le ricerche e l'abbiamo collocato in una posizione un po' più isolata rispetto alla riva. Ci siamo appostati qui per diversi giorni, perché molte persone ci hanno suggerito che l'unico modo per avvistare Champ è restare in prossimità del lago. Abbiamo 3 telecamere, 2 a colori e una a infrarossi per le riprese subacquee. Questo sistema di visualizzazione è il metodo che useremo per monitorare tutto il lago e forse troveremo Champ. Ora sistemiamo queste videotrappole nei punti caldi, dove si sono verificati molti avvistamenti. Ma in un lago che si estende per più di 1000 km², da dove si inizia? La risposta si può trovare nelle scoperte di un'altra studiosa. La cosa mi ha stupito perché non avrei mai immaginato che una creatura di quelle dimensioni potesse vivere nelle acque di quel lago. Man mano che aumentava il numero di coloni nell'area di Champlain, aumentava anche il numero degli avvistamenti dell'ormai leggendario mostro del lago. Il 1873 è stato un anno piuttosto impegnativo per Champ. Il New York Times riferì che alcuni operai della ferrovia avevano avvistato un'enorme testa di serpente con le squame scintillanti. A luglio, lo sceriffo della contea, Nathan H. Mooney, raccontò di aver visto un enorme serpente o serpente marino, che secondo lui doveva essere lungo tra i 7 e i 10 metri. Il mese successivo, il battello a vapore W.B. Eddy incontrò Champ, finendogli addirittura addosso. Secondo i turisti a bordo, il battello per poco non si rovesciò. I racconti degli avvistamenti del XIX secolo ebbero una risonanza tale che lo showman P.T. Barnum mise una taglia di $50,000 sulla testa del mostro. Barnum intendeva, come spiegò lui stesso, aggiungerlo alla sua Mammoth World Fair Show. La ricompensa di Barnum non portò a nulla, ma gli avvistamenti continuarono. È una forma di plesiosauro o un gigantesco rettile acquatico creduto estinto da tempo, quello che vive nel lago Champlain? O si tratta di qualcos'altro? Solcando le acque del lago Champlain, il capitano di ferryboat B.J. Bombard ha percorso il tratto da Burlington a Port Kent migliaia di volte nella sua carriera. Le traversate erano sempre state tranquille. Ma un bel giorno, a metà degli anni 90, stavo facendo il solito traghettamento col ferryboat. Durante il tragitto, proprio davanti a me, ho visto qualcosa che si dirigeva verso di noi. Era palese che ci stava venendo dritto incontro. Man mano che lo strano oggetto si avvicinava, Bombard virava per poterlo visualizzare meglio. Lo osservavo attentamente mentre avanzavamo. Quando è emerso, ho notato che assomigliava a una specie di sottomarino. Era salito in superficie e l'acqua gli scorreva giù per i fianchi. Allora ho preso il binocolo per vederlo meglio e ogni minuto che passava era sempre più evidente che non si trattava di un tronco d'albero né tantomeno di 2 oggetti distinti. Sembrava un corpo con una forma particolare e misurava tra il 1,80 m e i 2 metri. Non ho visto alcuna pinna dorsale. So che può sembrare strano, ma è così. Non c'era nessuna pinna. Distinguevo una forma anche se non capivo cosa fosse. Ed Elisabeth von Morgenthaler aggiunge che non ha mai sentito nulla di simile.
Non ci sono altri pesci o mammiferi noti oltre alle balene e ai delfini che sono capaci di produrre l'ecolocalizzazione. E il segnale è chiaro, non mente. Elisabeth von Morgenthaler conosce bene storie come quella del capitano Bombard. È cresciuta sulle rive del lago Champlain. Oggi è un'esperta in acustica specializzata in registrazioni di suoni animali. Nel giugno 2002, con un equipaggiamento di sofisticati apparecchi per la registrazione subacquea, la squadra della von Morgenthaler ha registrato un audio nelle acque profonde del lago Champlain. La donna è rimasta sbalordita da ciò che ha udito. Abbiamo più di 10 minuti di registrazione di questa creatura mentre fa l'ecolocalizzazione in tre punti differenti. L'ecolocalizzazione, nota anche con il nome di biosonar, è usata da alcuni mammiferi per cibarsi e per spostarsi. Questi animali emettono dei sonar e si servono degli echi di ritorno per localizzare e identificare gli oggetti che li circondano. L'ecolocalizzazione in pratica corrisponde al biosonar. Quando esci in barca e usi l'ecoscandaglio portatile per la pesca, il suo funzionamento è basato proprio sul sonar. In sostanza si invia un'onda sonora nell'acqua e questa a un certo punto torna indietro, cioè ti ritorna l'eco. Sebbene abbia studiato balene e delfini, la von Morgenthaler afferma che la registrazione fatta al lago nel 2002 appartiene ad un animale sconosciuto. La spiegazione più logica per lei è che quei suoni vengano emessi da una creatura che si è evoluta in modo unico. Il primo suono che sentirete adesso è quello che abbiamo registrato al lago Champlain e il secondo invece è quello emesso dall'orca. Potrete notare quanto i due suoni si assomiglino. Sono molto simili. Il segnale suggerisce non solo che questo animale ecolocalizza, ma che ha persino un cervello molto, molto evoluto. Questa è un'area antica, quindi come possiamo escludere con certezza che qui si sia sviluppata una specie diversa nel momento in cui il mare è stato tagliato fuori dal canale di San Lorenzo e dall'Oceano Atlantico? Gli esperti sostengono che il plesiosauro non ecolocalizzasse, ma che potrebbe aver sviluppato questa capacità specifica nel tempo. La prima volta che abbiamo registrato l'ecolocalizzazione è stato qui, nella Botton Bay, a circa 7 metri di profondità. La seconda volta, invece, la registrazione è avvenuta qui, nella Hunter Bay. E infine, la terza volta che abbiamo sentito l'ecolocalizzazione è stato in questa zona, la Town Farm Bay, all'incirca 9 metri di profondità. Penso che l'unico modo sia intercettare molto velocemente quello che ricevi col sonar e poi riprendere in quel punto con una telecamera. Bene. Il ricercatore di CHAMP, Scott Mardis, e i suoi esperti di riprese subacquee hanno scelto l'area delle registrazioni della Morgenthaler. Inizieranno a nord di Burlington, nel Vermont, e si sposteranno a sud verso i tre siti indicati dalla Morgenthaler. In questo punto va bene? È perfetto. Telecamera 2 in arrivo. La squadra si apposterà per i prossimi 5 giorni con sofisticate telecamere di sorveglianza 24 ore su 24 in attesa che CHAMP compaia. Le telecamere riprendono ancora. Vediamo i sommozzatori e il fondale del lago. È nitido. Abbiamo piazzato le videotrappole lungo la riva, in un punto piuttosto isolato del lago. Qui sembra tutto a posto. E continuiamo a riprendere tutti i giorni 24 ore su 24. Bene, sto registrando. Quindi se un animale passa a nuoto o se giunge a riva, in qualsiasi punto si trovi durante il giorno o la notte, con la luce o con il buio, noi lo riprendiamo. Decine di telecamere monitorano tre punti intorno al lago.
ognuna offre un punto di vista diverso, sott'acqua, a livello della superficie, e più in alto, per fornire una visuale più ampia, totale. Per trovare Champ, devi viverlo, respirarlo, annusarlo, toccarlo. Quindi è qui che bisogna stare. Sorveglieremo il lago 24 ore al giorno, dall'alba al tramonto e persino a notte fonda. Mangeremo e dormiremo qui, perché solo stando sul posto possiamo sperare di avvistarlo. La squadra ha deciso di posizionare una delle telecamere lungo questa riva. La scelta è dipesa dal fatto che lì vicino, più di 20 anni fa, una testimone oculare ha visto Champ sulla terraferma. Lui sbucò fuori dal bosco, si diresse verso il lampione, quindi si fermò. Sebbene sia un posto apparentemente tranquillo, il lago Champlain è stato teatro di più di 240 avvistamenti del tanto chiacchierato mostro del mistero. Il primo nel luglio del 1609 viene attribuito a colui che ha dato il nome al lago, l'esploratore francese Samuel de Champlain. Secondo la versione, che è stata riportata spesso in alcuni scritti, Champlain avrebbe visto un serpente lungo 6 metri, largo come un barile, con la testa di un cavallo. Ma i suoi diari rivelano qualcosa di sorprendente. In realtà la descrizione di Champlain non parla proprio di un serpente, piuttosto dice questo. C'è una grande abbondanza e varietà di pesce. Il più grande è una dimensione di 2-3 metri. Ha un muso di mezzo metro e una doppia fila di denti acuminati e pericolosi. È protetto da squame di color grigio argento, così forti che non si riesce a trafiggerle con una lancia. Secondo gli esperti, c'è un animale nel lago Champlain che corrisponde a questa descrizione minacciosa. Lo storione di lago. Il suo corpo, dall'aspetto corazzato, può raggiungere la lunghezza di oltre 2 metri. Vicino alla riva può capitare di vedere degli storioni che guizzano e saltano a pelo d'acqua e, per il loro aspetto bizzarro, potrebbero essere scambiati per animali mai visti prima. Hanno un muso strano e il naso lungo, insolito per un pesce. Si potrebbe pensare che siano dei mostri. Tra l'altro, possono raggiungere delle dimensioni considerevoli, quindi non escluderei che uno di loro fosse stato scambiato per Champ. Durante la fecondazione o quando si cibano, i pesci si ammassano uno con la testa vicino alla coda dell'altro, creando le strane creste ondeggianti descritte dai testimoni oculari. Era una notte splendida, calda, una serata meravigliosa. La superficie dell'acqua era immobile. Poi, alla nostra destra, abbiamo notato che si stava increspando leggermente, ma senza provocare schizzi. Qualcosa si stava muovendo in profondità. Sapevamo di trovarci di fronte a un fenomeno insolito. Forse era Champ. Ci mancava la fotocamera. C'è un'altra teoria. Queste piccole onde non sono prodotte da un animale, ma da una barca. Quante volte ti capita di essere al largo sulla tua barca a vela e di vedere formarsi all'improvviso 3 grandi onde in fila, ma non c'è neanche un'imbarcazione nei paraggi? Per la verità c'era e come, ma adesso si trova già a 3 miglia di distanza. E se osservi attentamente, puoi vedere ciò che resta della sua scia che va scomparendo al centro del lago. Ma se così fosse, come si spiega che Champ non sia stato avvistato mentre era in acqua, ma sulla terraferma? Christine Ebert si trova nella sua casa a nord di Burlington, quando i suoi 2 cani iniziano ad agitarsi e ad abbaiare. Quella notte i cani si misero ad abbaiare stando sulle zampe posteriori con il guinzaglio teso. Lui sbucò fuori dal bosco, si diresse verso il lampione, quindi si fermò. Poi ad un tratto si girò e scomparve nell'oscurità più totale. Una settimana dopo, la creatura ricompare nel porticciolo degli Ebert. Quella volta era presente mia madre. Io non riuscivo neanche a parlare. Cercavo solo di trascinarla fuori dicendo «È Champ, è Champ!» Lo osservai a lungo. Avanzava lentamente, non so da dove fosse arrivato, ma continuò a venire avanti. Arrivò fino al lampione. Era marrone e più piccolo di quello verde che avevo notato la prima volta. Non ho dubbi su quello che ho visto. Vivo qui da sempre e so perfettamente come è fatto un pesce.
ma non era un pesce. Aveva una testa simile a quella di un dinosauro. Assomiglia a un plesiosauro e tiene la testa sollevata mentre cammina. Gli esperti non sanno se queste creature fossero in grado di camminare o strisciare, ma concordano sul fatto che non avessero una struttura ossea che gli consentisse di tenere il collo eretto. Con i secoli, però, gli animali si evolvono e si adeguano ai mutamenti ambientali e climatici. Potrebbero quindi sviluppare un collo più forte o più lungo per procacciarsi il cibo a una certa altezza. Nella sua testimonianza, Christine Hebert sostiene di aver visto due animali di dimensioni diverse. Ciò farebbe pensare ad una parentela. Sono necessari almeno 50 esemplari per evitare il rischio di inbreeding, ovvero per evitare gli incroci tra animali consanguinei. Invece, per far sì che una specie sopravviva e si mantenga nel tempo, ne servono più di 500, 600, forse anche 1000, altrimenti si può estinguere. Ma l'ecosistema del lago poteva offrire sostentamento a una popolazione così vasta? Champlain è popolato da una grande varietà di pesci, tra cui lucci, trote e carpe, possibili prede per i plesiosauri o per i mammiferi acquatici. Eppure... Se esistessero 50 esemplari delle dimensioni di Champ, ciò si ripercuoterebbe sulla rete alimentare del lago. Mentre i cameraman di Scott Mardis esplorano la costa vicino al porticciolo degli Ebert, Mardis e altri collaboratori iniziano le ricerche in acqua. È il gran giorno. Già? Che cos'è? Questa è la telecamera a forma di pesce di cui ti ho parlato. Allora? Fantastica! L'equipaggiamento di Mardis consiste in due sistemi di telecamere subacquee ideati appositamente per la ricerca di Champ. La prima telecamera a forma di pesce è un'isca raffigurante la trota che vive nel lago Champlain. L'obiettivo è inserito nella parte frontale proprio in mezzo agli occhi del pesce. Se Champ è un predatore, è probabile che possa sferrare un attacco a questa esca scintillante e veloce. Dovrebbe trovarsi in questo punto, probabilmente. La seconda telecamera è un apparecchio unico. È una forward reverse ad alta velocità. Ha due obiettivi, uno davanti e uno dietro. Ed è stata concepita per raggiungere più o meno i 40-50 km orari. Il suo punto di forza è l'effetto sorpresa. Anche un'altra squadra di ricercatori ha portato strumenti tecnologici per localizzare la creatura, però il suo scopo non è dare la caccia al mostro. I geologi Tom e Pat Manley del Middlebury College nel Vermont hanno cominciato a fare la mappatura del lago nel 1996. C'erano due importanti operazioni da svolgere. In primo luogo, effettuare dei rilevamenti approfonditi nel lago Champlain. In secondo luogo, localizzare e catalogare i reperti storici che si trovavano sul suo fondale. Anche se il lago era già stato mappato nell'Ottocento, il rilevamento geologico dei Manley è il lavoro più approfondito e tecnologicamente avanzato che sia mai stato svolto. Per mappare il fondale verrà utilizzato un sonar a scansione laterale. Per i cacciatori di Champ, queste ricerche potrebbero fornire indicazioni sull'ecosistema del lago e sulla sua profondità. È un sonar a scansione laterale. La sua funzione è quella di emettere dei suoni su entrambi i lati, cioè sia a tribordo che a babordo, lungo una linea longitudinale. Trainandolo, riusciremo ad individuare qualsiasi cosa emerga dall'acqua o resti sotto la superficie. Le ricerche iniziano in un luogo dove si sono rilevate ecolocalizzazioni. Thompson's Point. Ho la posizione. Questa è la traiettoria che stiamo percorrendo. La linea rossa rappresenta il lato sinistro della barca piccola che si trova a 50 metri di distanza. Ci stiamo dirigendo verso questi tre punti che mostrano la sua posizione sul fondale. Invece questo
È un tronco lungo probabilmente 10-12 metri. Queste macchie, che sembrano impronte digitali, sono banchi di pesci. Li vedete? Ah, questa è un'immagine chiarissima. Si può persino distinguere il bompresso, l'albero a prua. Il sonar di Manley è talmente preciso e dettagliato da riuscire a catturare un'immagine nitida e chiara di Champ. Se si trattasse di un animale a respirazione polmonare e non branchiale, dovrebbe avere dei polmoni piuttosto grandi e quindi il sonar dovrebbe visualizzarli perfettamente. Fino a questo punto della ricerca, i Manley hanno localizzato diversi reperti sul fondo del lago Champlain. Da quando abbiamo iniziato questo esperimento, abbiamo rinvenuto circa 70 relitti e localizzato diversi reperti e suppellettili di vario tipo. Ma nel 90, in questo punto, scoprono una cosa del tutto inattesa. Di fronte a voi potete vedere l'antico letto di un fiume. È molto ben delineato. E poi all'improvviso c'è un enorme dislivello. Vedete, questo tratto è molto più profondo rispetto agli altri. Da secoli il lago Champlain, nel nord-est dell'America, e Loch Ness, nelle Highlands scozzesi, sono famosi per i mostri che si pensa siano nascosti nelle loro profondità. Negli anni sono state scattate delle fotografie che vengono ritenute prove dell'esistenza delle due creature. Questa celebre foto di Nessie, soprannome affettuoso del mostro di Loch Ness, è stata scattata nel 1934. Per 60 anni è stata sottoposta ad attenti esami scientifici. Finché nel 1993 si è scoperto che la foto era solo una truffa. Il mostro in realtà era un sottomarino giocattolo camuffato con un po' di legno e plastica fatto galleggiare e fotografato. La foto di Sandra Mansi, invece, scattata a Champ nel 1977 ma resa pubblica solo nell'80, è ancora oggetto di studi scientifici. In effetti è una foto interessante e se è autentica è di certo la migliore che abbiamo. È un dato di fatto che gli abitanti di questo stato siano riusciti ad immortalare questa misteriosa creatura meglio di quanto abbiano fatto degli stranieri. Io so solo che abbiamo visto qualcosa e se non avessi scattato quella fotografia non l'avrei mai raccontata a nessuno. La signora Mansi ricorda chiaramente cosa accadde quel giorno. Voglio che la gente sappia che è tutto vero. Questo è esattamente quello che ho visto io. Guardavo in quella direzione e a un tratto vidi una turbolenza nell'acqua, un movimento strano. E poi una testa e un collo piegato in questo modo emersero in superficie. Le gambe mi cedettero, cadi in ginocchio. Ero a dir poco sconvolta. Avevo la macchina fotografica con me, la presi in mano e scattai questa foto. Lui cominciò ad abbassarsi, ma non si immerse di colpo, no. Non fece così. Si immerse e scomparve lentamente. Sandra Mansi ritiene di avere l'immagine più chiara di Champ. Ma i due esperti, grazie alla tecnologia, potrebbero riuscire ad immortalarne una migliore. Pat e Tom Manley dal Vermont effettuano la loro 80ª escursione nel tentativo di fare una mappatura completa del fondo. Hanno mai trovato prove dell'esistenza di Champ in 8 anni di lavoro? Ecco, di solito questa è una delle prime domande che la gente viene a farci. Vuole sapere se abbiamo visto Champ. E la risposta è no. Non l'abbiamo ancora visto. In compenso, i Manley hanno fatto una scoperta importante e per ricercatori e appassionati è una notizia incoraggiante. Come potete vedere, in mezzo al lago si distingue un canale, forse il letto di un antico fiume. La sua conformazione è ben delineata. Poi in questo punto forma un grande dislivello che corrisponde al punto più profondo. Questo lungo solco nascosto attraversa gran parte del lago. Se queste creature esistono, potrebbe offrire loro un nascondiglio. Ciò spiegherebbe perché l'uomo non è mai riuscito a catturarli. Se in questo momento un sottomarino percorresse il lago Champlain ad una profondità diversa da quella che stiamo mappando, non verrebbe rilevato dai nostri apparecchi. Il canale attraversa anche uno dei 3 punti in cui la ricercatrice Elisabetta von Morgenthaler
ha registrato le ecolocalizzazioni di una creatura non identificata nel 2002. Il canale scoperto dai Manley passa vicino a Thompson's Point, dove Scott Murdis si reca per il quarto giorno. Tirala su. Murdis e la sua squadra di sommozzatori tornano al lago l'ultimo giorno della spedizione con la telecamera. Oggi sono coadiuvati dal capitano Al Martin. Sono 37 anni che giro in lungo e in largo per il porticciolo di Point Bay Marina e conosco tutte le storie che si raccontano su questo posto. L'ultimo punto dove Murdis e Martin effettuano la ricerca è Thompson's Point, che si affaccia sull'antico letto di un fiume sommerso scoperto da Pat e Tom Manley. Si tratta del punto più profondo di tutto il lago, nonché uno dei tre luoghi in cui Elisabeth von Morgenthaler ha registrato il richiamo sonoro di una creatura ignota nel 2002. Pronti? Telecamera in funzione. La barca piccola si trova a 90 metri di profondità. Ci siamo sopra. Ho già calato 137 metri di cavo. Che cosa vedi? Soltanto acqua per ora. No, aspetta, adesso vedo qualcosa. È davvero strano. Se Champ, il misterioso abitante del lago Champlain, esistesse davvero, sarebbe una specie di Frankenstein del regno animale, ovvero un bizzarro scherzo della natura, un curioso mix tra un mammifero, un rettile e un pesce. Quest'uomo, così come altri testimoni, ha visto Champ nuotare come farebbe un grosso pesce o un serpente. Questa donna sostiene di aver visto due Champ, uno verde e uno marrone, che camminavano sulla terraferma. Questa ricercatrice sostiene che Champ emetta un biosonar simile a quello dei delfini o delle balene, ma diverso da qualsiasi altro animale. E questa turista afferma di averlo visto sollevare il collo fino a raggiungere i 2 metri. È stato allora che l'ha fotografato. Io l'ho visto bene, ma sono consapevole che non mi crederà nessuno. Nonostante la Mensi continui ad insistere sull'autenticità della sua testimonianza, i critici sono piuttosto scettici in proposito. Benjamin Radford scrive per lo Skeptical Inquirer: secondo questa rivista, quella di Champ è solo una bella leggenda, niente di più. Se si dà un'occhiata alla foto pensando che potrebbe essere il mostro di un lago, la spiegazione sembra convincente, ma se si osserva un po' meglio e se si esamina più attentamente, facendo tutte le ricerche necessarie, la storia non regge. Sandra Mensi ammette di non ricordare il punto esatto in cui si fermò con suo marito e i figli quel fatidico giorno. Di sicuro non eravamo in territorio canadese. Eravamo dalla parte del Vermont. E se la memoria non mi inganna, avremmo impiegato almeno 1 ora e mezzo, forse anche 2 ore, per ritornare nel punto che mi era familiare. Il fatto che lei non riesca a localizzare esattamente il punto rende impossibile agli esperti verificare l'attendibilità della sua versione. Il problema è che nella foto non ci sono elementi di confronto. Non c'è, ad esempio, una barca nelle vicinanze, delle persone o un elemento qualsiasi nello sfondo o in primo piano per poter dedurre le dimensioni del soggetto. Sandra Mensi ha detto che poteva essere alto più o meno tra i 2 e i 4 metri. Qualcuno sostiene di aver analizzato la foto basandosi sull'altezza dell'onda, la cui distanza dalla riva era compresa tra i 18 e i 24 metri. Quindi, che stazza ha Champ? Quanto è alto? Si parla di 3 metri? Di 15 metri? Alcuni esperti concordano con le valutazioni di Sandra Mensi. Nel 91, un oceanografo dell'Università della British Columbia esamina la foto. Emergeva dall'acqua per 2-4 metri in altezza e forse 3 in larghezza, 3 metri e mezzo direi. Il dottor Paul LeBlond, un oceanografo che ha esaminato la foto e calcolato le dimensioni dell'onda, sostiene che sia molto più grande di così. Ma i risultati di LeBlond sono approssimativi quanto le stime fornitegli dalla signora Sandra Mensi. E Radford come spiega l'immagine che si vede nella fotografia? Sono giunto alla conclusione che si tratti di un tronco galleggiante. Radford è convinto che la foto mostri un detrito che si è staccato dal fondale.
In molte situazioni un pezzo di legno salito in superficie sembra avere vita propria a causa del vento che soffia sull'acqua e lo fa ondeggiare. Durante il processo di decomposizione, il legno marcio sprigiona dei gas che lo fanno salire in superficie, dove resta a galla per un po' prima di sprofondare di nuovo nel lago. È importante capire che ci sono molteplici spiegazioni agli avvistamenti di CEMP. Qualsiasi cosa non si possa identificare immediatamente può venire confusa con il mostro del lago. La foto di Sandra Mansi potrebbe raffigurare la radice di un tronco d'albero salito in superficie prima di affondare per sempre. Ecco che cosa ho fatto. Ho preso un modello in scala della radice di un tronco d'albero e poi l'ho ruotato di 360 gradi per mostrarvi che, visto da una certa angolazione, potrebbe assomigliare a un mostro. Analizzando la foto della Mansi, ho cercato di dimostrare che la testa e il collo non sono collegati tra loro. Lo sembrano a causa dell'ombra che il tronco proietta sull'acqua, perché colpito dal sole. Ma la testa e il collo non sono parte della stessa creatura. Ma Sandra Mansi non è molto convinta di questa ipotesi. Hanno fatto ricerche per quasi 30 anni. Possono pensare di me ciò che vogliono, possono dire quello che gli pare, ma non possono negare l'evidenza. E sa perché? Perché questo è ciò che ho visto. A tratti il fondale è nascosto dalla fanghiglia, ma in altre inquadrature si vede benissimo. Per 6 ore Scott Murdis ha setacciato buona parte del fondale dell'alveo dell'antico fiume, ma senza risultato. Che belle immagini! Si vedono persino dei molluschi. Se là sotto ci fosse CEMP, uno storione o un altro pesce, lo avremmo visto nelle riprese. Non è colpa della strumentalizzazione che usiamo, è solo questione di fortuna se gli animali si fanno vedere o no. Tornati a riva anche le riprese della telecamera fissa. Sono molto deludenti. Guardate l'immagine. Di solito in questo punto si dovrebbe vedere qualcosa. Dopo aver visionato centinaia di ore di video, sappiamo che il lago Champlain è abitato da molte specie, ma non c'è alcun segno di CEMP. Abbiamo controllato ore di registrazioni, però non siamo riusciti a individuare niente di interessante. Forse non è il periodo giusto. Eppure Scott Murdis non si dà per vinto. Vuole continuare a cercare CEMP, nonostante gli insoddisfacenti risultati di questa spedizione. Tutti devono valutare le prove che abbiamo raccolto e giudicarle come meglio credono. Se mi sbaglierò, almeno potrò giustificarmi dicendo che io mi sono sempre basato su una prova documentata. Né Scott Murdis né Sandra Mansi si fanno condizionare dalle spiegazioni degli scettici. Salve, si ricorda? Sono Scott Murdis, criptozoologo. Buongiorno, Scott, come sta? Tra gli esperti, i pareri sull'esistenza di CEMP spaziano da un cauto ottimismo a forti speranze. Sì, già. Credo che Sandra Mansi sia una persona onesta e sincera, ma anche una testimone che ha travisato ciò che ha visto. Spesso si rivolge a me gente convinta di aver visto il mostro e io faccio loro domande tipo che muso aveva o che cosa stava facendo, in che punto del lago era. E capisco che si trattava di uno storione, di una lampreda o di un branco di pesci che deponeva le uova. Io credo che si tratti di un grosso pesce. Solo gli animali che hanno un centro comunicativo molto sviluppato, come le balene e i delfini, sono in grado di utilizzare l'ecolocalizzazione. Vorrei sapere che tipo di animale è, ma se dovessimo scoprirlo, spero venga lasciato in pace. In effetti, le testimonianze sono così frequenti che nel 1982 la Camera dei rappresentanti dal Vermont e il Senato dello Stato di New York vararono una legge in difesa di CEMP, pur non avendo prove della sua esistenza. L'animale venne inserito nella lista delle specie a rischio. La legge proteggerà CEMP nel caso in cui qualcuno dovesse imbattersi in lui. In attesa che ciò accada, coloro che credono che esiste davvero si consoleranno con le interessanti scoperte scientifiche derivate da queste ricerche. L'ecolocalizzazione rilevata nel lago Champlain è la prima e unica ad essere riscontrata in un lago di acqua dolce. È una scoperta incredibile, già solo per questo fatto. Testimoni affermarono di aver visto un oggetto non identificato. Cosa accadde? A caccia di UFO, tra poco, su History Channel.
di 11.000 anni fa, quello che oggi è il lago Champlain era unito direttamente all'Oceano Atlantico. Nel 1849 due operai irlandesi lavoravano alla prima ferrovia tra Rutland e Burlington nel Vermont. Stavano scavando in quest'area quando disotterrarono uno scheletro molto grande. All'inizio pensarono che fosse quello di un cavallo. Fu solo più tardi che un esperto riconobbe l'importanza del loro ritrovamento. Zadok Thompson, un illustre naturalista e geologo statale del Vermont, notò che questo fossile, risalente a 12.000 anni fa, somigliava molto alla balena beluga, oggi ancora esistente. Ma come mai era sepolto sotto 2 metri di fango? Il fossile della balena di Charlotte può considerarsi la testimonianza che quest'area ha subito affascinanti evoluzioni geologiche prima che Samuel de Champlain scoprisse il lago. Questa è la balena di Charlotte. È chiamata così perché il fossile è stato rinvenuto a Charlotte, nel Vermont. Il suo ritrovamento, risalente al XIX secolo, ci ha fatto giungere alla conclusione che un tempo Champlain e i bassopiani circostanti fossero soltanto una distesa di acqua salata. Secondo geologi come Stephen Wright, infatti, tutta la regione era coperta d'acqua salata ed era nota come Mare di Champlain. A oggi riteniamo che il Mare di Champlain sia esistito in questa zona approssimativamente tra gli 11.000 e gli 8-9.000 anni fa. Quindi possiamo affermare che è esistito per un lasso di tempo lungo 2.000 o 2.500 anni, più o meno. Ma ci sono prove che dei cetacei marini abbiano abitato queste acque perfino in tempi più remoti. Nel lago Champlain si sono evoluti da antenati di acque salate. La maggior parte dei pesci autoctoni si trova qui da quando Champlain ha assunto la forma attuale e si è trasformato in una distesa di acqua dolce. Alcune specie marine sono rimaste nel lago, come il salmone dell'Atlantico e lo storione. I discendenti di balene intrappolate nel lago potrebbero spiegare gli avvistamenti di Champ. Mardis non la pensa così. La teoria classica sulla quale si è maggiormente discusso è questa: Champ, il mostro di Loch Ness, e altre creature marine sarebbero dei plesiosauri sopravvissuti. Si pensa che i rettili acquatici, chiamati plesiosauri, siano estinti da 65 milioni di anni. I loro resti fossili sono stati ritrovati in quasi tutti i continenti. Come la beluga e altre balene, il plesiosauro aveva i polmoni, non le branchie, quindi per respirare doveva salire in superficie. I plesiosauri potevano essere di forme e dimensioni diverse, ma generalmente avevano un collo lungo, un corpo robusto, una coda corta e 4 arti a pinna che usavano per nuotare nell'acqua. Per la maggior parte dei testimoni oculari, Champ somiglierebbe a un plesiosauro, non a una balena. E questa donna ha forse la prova più plausibile che delle creature preistoriche si aggirino ancora nel lago. Luglio 1977, St. Albans, Vermont. Scendete. È pomeriggio e Sandra Mansi sta facendo una gita in auto con suo marito e i loro 2 figli. Facciamo una gara! Accostano e fanno una passeggiata lungo la riva del lago. Remoti. L'isola Lamotte fa parte di quelle che chiamiamo le isole del lago Champlain. È una formazione di pietra calcarea, un relitto risalente a 450 milioni di anni fa. Sulla sua superficie si possono trovare coralli antichissimi, propri di quell'era. La presenza un tempo di acqua salata può fare luce sui misteriosi avvistamenti moderni nel lago Champlain. Le aree di Champlain e Loch Ness erano sommerse dall'oceano, poi divennero dei bracci di mare. Quindi gli animali marini entravano e uscivano. Scott Mardis è un ricercatore che ha seguito le storie di Champ negli ultimi 10 anni e si è perfino trasferito sul lago Champlain per documentarsi sulla sua leggenda. Sostiene che queste origini si possano ricondurre a migliaia di anni fa, quando le acque salmastre del bacino di Champlain defluirono a nord nel fiume San Lorenzo e il largo passaggio che conduceva al mare si chiuse. Quando ciò avvenne, alcune specie, un tempo di acqua salata, rimasero intrappolate nel lago Champlain. Non avevano altra scelta: evolversi o morire. Quando i bracci di mare si sono separati dall'oceano, gli animali rimasti intrappolati all'interno sono stati costretti ad adattarsi alle acque dolci per sopravvivere.
Gli esperti sostengono che questa teoria sia plausibile. Quando si parla di CEMP, si possono fare solo delle ipotesi. Non è illogico pensare che possa trattarsi di un migrante oceanico che si è perso. Era intento a risalire la corrente ed è giunto fin qui dall'oceano. Ellen Marsan è una biologa della pesca dell'Università del Vermont. Conferma che alcuni pesci che si trovano oggi... si tramanda da molte generazioni nel folklore locale. Allontanatevi da lì! Ho gridato, oh santo cielo, e a quel punto ha sollevato la testa ed è emerso. Secondo la leggenda, una creatura sconosciuta si aggirerebbe per il lago Champlain. Qualcuno pensa che si tratti di un migrante oceanico che si è perso. Ci sono elementi che accomunano questo mostro e altri animali. C'è qualche specie nel lago Champlain in grado di ecolocalizzare. Gli esperti valutano questa possibilità, riesaminano vecchie testimonianze e cercano prove concrete. L'unica cosa che ci manca è una prova. Mangeremo e dormiremo qui, perché solo stando sul posto possiamo avvistare CEMP. Testimoni di tutto il mondo affermano di aver visto delle creature mostruose. Sono reali o immaginarie? La scienza cerca una risposta e va a caccia di mostri. Il lago Champlain è una tranquilla distesa di acqua dolce nel nord del New England, che si estende per più di 1000 chilometri quadrati. È delimitato ad est dallo stato di New York e ad ovest dal Vermont. Il lago è tranquillo, vi navigano piccole imbarcazioni, traghetti e battelli da crociera. E forse qualcos'altro. Qualcosa che non dovrebbe trovarsi qui. La gente lo chiama CEMP, il Loch Ness americano. E come Nessie in Scozia, in molti sostengono di averlo visto. Ma che cosa hanno visto? Mentre era diretto in Canada, l'esploratore francese Samuel de Champlain tracciò la mappa del lago che prese poi il suo nome. A quel tempo l'area era lussureggiante, ancora isolata e scarsamente popolata. Secondo una versione della storia, nel giugno del 1609, de Champlain fu il primo ad avvistare un mostro che nuotava nel lago. Pare che l'esploratore l'abbia descritto così. Un serpente lungo 6 metri, largo come un barile, e con la testa di un cavallo. Sembrava una specie di sottomarino, era salito in superficie. Ad un tratto si girò e scomparve nell'oscurità più totale. Direi che più o meno aveva una circonferenza toracica pari a quella di un pony. Un mix tra un coccodrillo e una foca con un collo lungo. Vidi una testa e un collo piegato in questo modo che emersero? Direi che era lungo tra il 1,80 m e i 2 metri. Da quello che ho visto aveva la pelle liscia, senza squame né pelliccia. Ha 4 pinne la coda, questo è il suo aspetto. Non mi è sembrato di vedere pinne dorsali. Ma non era un pesce, aveva una testa simile a quella di un dinosauro. Secondo i testimoni, la creatura è lunga, con la pelle liscia, è un aspetto preistorico. Si stima che possa misurare tra il 1,80 m e gli 8 metri. Forse ha una gobba e la testa di serpente. Queste descrizioni indicano che qualsiasi aspetto abbia la creatura è diversa dalle altre che si trovano nelle acque dolci in questa parte del Nord America o in qualsiasi altro posto, a dire il vero. Questo bacino era costituito interamente da acqua salata. Meno